questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica sciarpa che io in realtà in questo momento la sto indossando come una stola perché l'ho chiusa in vita con una cintura e io ho deciso di chiamarla Fashion Colors. Per poterla realizzare io ho utilizzato questo fantastico filato dell'Adrian Fil linea riga dritto che è caldissimo e ha questi colori veramente spettacolari. Il gomitolo che ho usato io è il numero 45, è da 100 grammi, misura 270 metri e per realizzare questa sciarpa che è larga circa 21 cm e lunga 140, quindi non permette proprio di fare il giro attorno al collo come quelle più lunghe, ma vi farò vedere come altro indossarla oltre questo, ma l'avrete visto anche già dalle foto. Questi sono altri colori, ma ce ne sono veramente tanti disponibili sul mio sito Filati Elsa, di cui vi lascio il link in descrizione, e non vi preoccupate se qualche colore è terminato o sta terminando perché verranno presto riassortiti, spero entro la settimana prossima, quindi se non trovate il colore che vi piace, tranquille, fra una settimana vi tornerà disponibile. Ho utilizzato un solo gomitolo, come vi dicevo, e ho lavorato con un uncinetto del 5,5. Se la volete fare più larga, più lunga, mi raccomando, andate a prendere due gomitoli. Inoltre, sempre in descrizione, sempre nel box info, mettiamola così, vi metto anche il link che vi porta al Tris Gomitoli. Come non so se le nuove forse non lo sanno, ma chi mi segue, si è seguito anche l'anno scorso, sa che io realizzo verso settembre-ottobre questo Tris di tre gomitoli diversi. Quest'anno nel Tris di gomitoli trovate il riga dritto, quindi questo, il Samba, che è un filato della Mondia, e la Cake Floral Alpaca della Yann Art. E faccio degli abbinamenti colori tra questi tre gomitoli e vi farò una creazione per ogni filato. Quindi adesso ho fatto la creazione del riga dritto con il riga dritto, farò anche quella con il Samba e quella con la Floral Alpaca. E saranno comunque sempre delle creazioni semplici e veloci da fare, appunto perché le possiate regalare per Natale o sfruttare voi durante tutto l'inverno. E quindi siamo partiti appunto con il riga dritto per avere questa fantastica sciarpa che, come vi dicevo, ho utilizzato un solo gomitolo lavorando col 5,5. Oltre ad indossarla come in questo momento, quindi mi tiene il collo caldissimo e anche le spalle, lasciando però qui libero, si può indossare anche in altri modi. E adesso vi faccio vedere un altro modo semplice e veloce, e questa volta però avrò bisogno non della cintura ma di una spilla. Mi avvicino così potete vedere, guardate, me lo giro intorno al collo in questa maniera, faccio combaciare queste due parti qui, magari potete anche chiuderlo di più come preferite, e poi prendo la mia spilla e la blocco le due parti avanti e indietro. Quindi semplicissimo, scusate, la chiudo così ve la faccio vedere, ecco qua. In questo modo stiamo indossando questa sciarpa come uno scaldacollo. Adesso sono andata un po' veloce per sistemarlo, ma spero di avervi reso l'idea. Quindi mi aggiusto così, ecco qua. Quindi vedete, in questo momento la sto indossando come uno scaldacollo, quindi da poter mettere sotto una giacca quando tira molto vento, fa veramente freddo, ci può coprire il collo sia avanti che dietro. Detto ciò, spero che anche questa creazione facile e veloce vi piaccia, che desideriate realizzarla, e se è così, come sempre, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra sciarpa io ho deciso di utilizzare il filato riga dritto che, come sapete, ve l'ho messo sia come vendita singola sia come un tris, dove oltre il riga dritto troverete altri due filati che sono il Samba e il Flor Alpaca, che useremo per fare altre creazioni sempre rapide e veloci da poter fare dei regalini da regalare. Ma potete tranquillamente invece acquistare solamente il filato, sia solo il riga dritto, e vi servirà sicuramente un gomitolo, perché io farò la creazione basandomi su un gomitolo. Il colore che ho scelto di usare io è il 45, che queste splendide sfumature, e ho già iniziato a lavorare, solo che non ve lo faccio vedere, nel senso lavorerò con un altro filato perché, come potete vedere, è molto scuro e quindi non si vede bene la lavorazione. Quindi lavorerò con un campione, però io sto usando questo qui, guardate in questo momento come è bello, ma l'avete visto già dalle riprese iniziali. Quindi la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su multiplo di 6, a cui va aggiunta una catenella. Io per la mia sciarpa, che è larga 21 cm, ho montato 37 catenelle, quindi multiplo di 6 più una catenella, e lavoreremo con un uncinetto del 5,5. Mi raccomando, perché ho una mano molto chiusa, usate anche il 6, perché comunque è un filato un po' peloso, quindi se dovete scucire perché magari
sfilare perché magari avete fatto qualche errorino o avete difficoltà a prendere il filo e avete una mano stretta, vi consiglio di utilizzare un 100 il numero 6. Sull'etichetta c'è scritto massimo 5, ma io ho utilizzato il 5 e mezzo. Detto ciò, quindi andiamo a fare la creazione. Ah, questi sono altri colori che trovate sul sito, sono tutti fantastici. E dicevo, andiamo a fare vi farò vedere il campione e vi dico già che i giri che dovremmo fare sono due e sono semplicissimi. Iniziamo quindi dal primo e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Entro nella prima delle catenelle di base e vado a fare un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 3 maglie alte. Una, due e tre. Salto 2 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 3 maglie alte. Una, due e tre. Salto 2 catenelle e ricomincio da capo, quindi dobbiamo sempre fare salto 2 catenelle, andiamo a fare la maglia bassa, salto 2 catenelle, andiamo a fare le 3 maglie alte. Fatto questo per tutto il giro, andiamo a concludere il giro dopo la maglia bassa, salto 2 catenelle, entro nell'ultima catenella e vado a fare 2 maglie alte. Questo per avere sempre l'inizio uguale alla fine. Ed è il primo giro. Ci giriamo con la seconda, con la lavorazione, andiamo a fare il nostro secondo giro e andiamo a fare o vi alzate con una catenella o fate come me, andiamo direttamente all'interno della maglia bassa, della maglia alta e andiamo a fare una maglia bassa. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta, una catenella, rientro maglia alta. Vado sulla quello che faremo adesso, quello che stiamo facendo adesso lo faremo per tutto il giro, quindi nella maglia bassa ho fatto il mio ventaglio, maglia alta, catenella, maglia alta, vado nella seconda delle 3 maglie alte e vado a fare una maglia bassa e si ricomincia. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Vado sulla seconda delle 3 maglie alte e realizzo una maglia bassa. E si ricomincia, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. E sopra la seconda del gruppo di 3 maglie alte vado a fare la maglia bassa. Andiamo a chiudere il giro entrando nell'ultima maglia alta, nel mio caso nella terza catenella, e facendo una maglia bassa. Quindi questi sono i due giri che sono veramente semplicissimi. Ci giriamo con la lavorazione, vi faccio rivedere un attimo come iniziare il primo giro, visto che abbiamo una base diversa, e andiamo subito a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta. Vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa. A questo punto inizio a fare il gruppo di 3 maglie alte, quindi vado dove ho la maglia bassa e realizzo 3 maglie alte. Una, due, tre. Vado nell'archetto di una catenella e vado a fare la maglia bassa e si ricomincia. Vado dove ho la maglia bassa e vado a fare 3 maglie alte. Vado dove ho l'archetto di una catenella e vado a fare una maglia bassa. E si fa questo per tutto il giro. Si va a concludere entrando nella maglia bassa finale e si vanno a fare le nostre 2 maglie alte, quindi una, rientro 2. Quindi, come potete vedere, è veramente semplicissimo. Sono questi due giri che vanno sempre ripetuti. Io sto ancora finendo di fare la mia sciarpa e vi dirò un gomitolo solo alla fine quanto mi è venuta lunga. Vi ricordo che montando 37 catenelle ho una larghezza di 41, di 21 centimetri. Eccola qui, ho terminato la mia sciarpa. Guardate che colori spettacolari, mi piace tantissimo. Lavorando tutto il gomitolo, e vi ripeto, io ho lavorato con l'uncinetto del 5 e mezzo, la mia sciarpa è venuta lunga 140 centimetri. Non è lunghissima, non si riesce a fare il giro intorno al collo, ma non è un problema perché come la voglio indossare io, penso che voi già l'avete visto dall'inizio del video, io la metterò o chiudendomela con una cintura in vita in modo tale che sia più una stola, oppure sfermandola
fermandola con una spilla, e tipo con la spilla la fermerò così, però sicuramente avrò fatto qualche foto indossata oppure sul manichino dove si vede appunto meglio come indossarla in entrambe le parti. Quindi anche questa creazione semplice e veloce è terminata.